perché è in riunione a quell'ora. Quindi, così per avviare, per stimolare un po' il dibattito, partiamo stamattina con questi interventi, ma come abbiamo sottolineato già nei giorni scorsi, questo format assemblea.d prevede l'invio di brevi interventi, 2, 3, 4 minuti con WhatsApp, quindi con i post audio di WhatsApp potete mandare i vostri contributi al numero 338 3716 833. Bene, allora noi andiamo avanti con la nostra programmazione. Abbiamo ancora un po' di musica e poi tra un po' di minuti, una manciata di minuti, l'appuntamento con la rassegna stampa. Vi voglio ricordare, domani venerdì, ultimo giorno di programmazione, avremo con noi il Sinaggi di Mantova con Alcide Boni oggi alle 11. Tra l'altro, ho dimenticato di ricordare, avremo l'ultimo collegamento con gli edicolanti, in particolare con l'edicola di Virginio Barbieri alle 11 in punto. E in più, domani daremo i risultati del sondaggio. Non sono arrivati tantissimi moduli, questo mi dispiace naturalmente, anche perché ne ho mandati in giro parecchi, almeno una sessantina, ma ne sono tornati indietro pochi, però sufficienti appunto per avere un quadro della situazione. Daremo i dati appunto domani intorno alle 10:40, vedremo anche un po' di commentarli. Bene, allora la rassegna stampa tra pochi minuti, ancora un po' di pausa musicale.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni per l'appuntamento con la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani italiani oggi titolano sulla svolta storica in modo molto evidente, in modo molto visibile, addirittura Repubblica fascia il giornale di un quartino, quattro pagine dedicate ai commenti più importanti a partire da quello del direttore, appunto Mario Calabresi. Si parla di svolta storica, imprevedibili stravolgimenti della politica internazionale. Il manifesto titola American Psycho, il trionfo di Trump è una spaventosa svolta storica. Sono molti anche i commenti sul voto popolare della classe media e degli operai. Si parla dei dimenticati. Sul Corriere della Sera l'intervista allo storico Paul Kennedy: è l'uomo delle contraddizioni, ora c'è il rischio di instabilità. Dice appunto a proposito di Trump Kennedy. Sempre sul Corriere, da segnalare l'analisi di Massimo Gaggi, che America sarà. Sulla Stampa Gianni Riotta ragiona invece sul fallimento dei sondaggi, mentre ancora sul Corriere della Sera, da segnalare un approfondimento su uno dei temi che hanno fatto più notizia in queste ore: il voto delle classi lavoratrici e delle fasce più deboli del mondo del lavoro, la svolta degli operai, con un articolo di Viviana Mazza, pagina 6. Maurizio Molinari sulla Stampa parla di tribù bianca che si era sentita abbandonata da Obama. Sul sito di Rassegna Sindacale, inoltre, Carlo Ruggero intervista Fausto Durante, responsabile delle politiche europee e internazionali della CGIL. La vittoria di Trump, dice, non è un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi mesi ci sono stati molti campanelli d'allarme che hanno suonato a lungo, ma che in pochi hanno voluto ascoltare. Quando i democratici e i repubblicani stavano scegliendo i loro candidati, i sondaggisti avvertirono che Hillary Clinton avrebbe potuto anche perdere contro Trump, mentre Bernie Sanders avrebbe magari avuto più chance di prevalere. Quindi la sconfitta dei democratici non era poi una possibilità così remota, dice appunto Fausto Durante. E noi andiamo avanti guardando proprio i titoli di apertura, cominciando dal Corriere della Sera, che a tutta pagina titola, riportando il virgolettato di Trump durante la prima uscita nel quartier generale dei repubblicani, presidente per tutti, il trionfo di Trump, dice, basta divisioni, Obama lo invita alla Casa Bianca. I mercati cedono ma poi recuperano, Putin ora pronti a rapporti diversi. Ecco, tutti coloro che avevano parlato di effetto Brexit in caso fosse passato Trump vengono appunto smentiti. Le borse ci hanno messo mezza giornata per recuperare, con quella che il Sole 24 Ore definisce una scelta selettiva. Cioè, che cosa sta accadendo? Sostanzialmente c'è un passaggio di capitali finanziari da alcuni settori ad altri e verso settori dell'economia legati in qualche modo alla figura di Trump, a partire per esempio dal settore petrolifero, che è una cosa importante per quest'uomo, che insomma non ha fatto mai mistero dei suoi legami con i petrolieri americani, quindi praticamente con i padroni del mondo. La Repubblica, il mondo è cambiato, e una scelta grafica interessante, una grandissima foto che fa la prima pagina di questo quartino di commenti a partire da quello di Mario Calabresi. La foto ritrae sostanzialmente Barack Obama di spalle sulla sua poltrona presidenziale e un Donald Trump che sbuca da un angolino della pagina, proprio appunto a sottolineare la sorpresa di questo voto sulle elezioni presidenziali americane. Andiamo avanti, il Sole 24 Ore, anche qui titolo a tutta pagina, cosa inconsueta per il Sole 24 Ore: lo shock Trump non scuote i mercati, il primo discorso, superare le divisioni, sarò il presidente di tutti, Clinton, lavoreremo insieme. Questo è
il titolo del Sole 24 Ore. Naturalmente vi lascio immaginare, i giornali sono pieni di commenti, la stampa, rivoluzione Trump, anche in qui la scelta grafica totale sulla prima pagina, con gli indici poi dei servizi interni, paginate intere dedicate a questo argomento. La svolta dell'America, scrive la stampa, Hillary sconfitta a sorpresa, il risultato scuote il mondo, esulta Putin, l'Europa cauta, ma Wall Street dà fiducia al neopresidente che promette: supereremo le divisioni e torneremo grandi. Il Messaggero: cambia tutto, c'è Trump, anche qui titolo a tutta pagina. Devo dire, il Messaggero ha scelto una composizione meno esclusiva, ci sono anche le altre notizie. Il Giornale: sinistra sotto un Trump, qui il titolo ironico e scherzoso. Il Mattino: la nuova America di Trump, qui ancora titolo a tutta pagina. Il Secolo XIX, l'America di Trump scuote il mondo, Hillary che dice: donne, lottate, il momento arriverà. Questo appunto un po' il vaticinio di Hillary Clinton, che di fronte alla batosta, perché lo ricordiamo, Hillary praticamente ha perso in tutti gli stati chiave, in tutti gli stati in bilico, e quindi non solo, ma ha perso anche tra le fasce popolari che erano tradizionalmente legate al voto democratico. La Nazione: Trump, ora un'America unita. Il Fatto Quotidiano, anche qui scelta univoca, ancora più secca di quella di Repubblica, il quartino che avvolge la testata: sorpresa, è questa la parola lapidaria che serve ad indicare la vittoria di Trump, e un volto, quello di Trump, che esce nella penombra dalla bandiera americana. Il Tempo, anche qui un titolo un po' da pubblicitario: Yes We Trump, che rifà il verso appunto a Yes We Can di Obama. The Wall è invece il titolo dell'Unità, c'è un muro e si vede dietro appunto la Statua della Libertà e lo skyline di New York. Ecco, questi sono i giornali praticamente tutti da guardare questa mattina, perché ci sono molte riflessioni. Noi lo continueremo a fare nei prossimi giorni. Abbiamo cominciato un po' questa mattina ragionando con un articolo preso da Green Report di Umberto Mazzantini a proposito delle conseguenze su uno dei temi davvero importanti, quello dell'ambiente, perché è in corso in questi giorni a Marrakech COP22, quindi la conferenza dell'ONU sul clima, che tra l'altro doveva